La missione Istruzione e Ricerca del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza costituisce per la scuola italiana l'occasione storica di innovazione complessiva, un articolato progetto di riforme accompagnate da una serie di azioni volte a recuperare il potenziamento delle nuove generazioni, per favorirne pertanto la più ampia conoscenza e condivisione, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, in collaborazione con la Diocesi di Teramo Atri, ha organizzato presso l'Istituto Carlo Forti di Teramo un seminario di studio dal titolo Ripartiamo insieme dalla scuola, il PNRR per la crescita educativa del territorio rivolto ai dirigenti scolastici, sindaci, ma anche agli studenti. Certamente per la scuola sono importanti le risorse economiche, ma anche importante ridare fiducia sulle potenzialità educative della scuola. È un'esigenza che sta emergendo in tanti ambiti, a cominciare da quello sanitario, perché proprio ieri abbiamo ascoltato dei dati della neuropsichiatria infantile abbastanza preoccupanti, però nello stesso tempo posso dare testimonianza di una grande disponibilità di tutta la comunità educativa, non solo della provincia di Teramo ma anche della regione Abruzzo, e dunque credo che questo convegno possa essere davvero un messaggio per tutti. Dobbiamo ripartire, però non possiamo non ripartire insieme dalla scuola, perché l'emergenza sanitaria ha posto in essere una situazione di crisi educativa che ha bisogno di un ulteriore sostegno e soprattutto la condivisione di tutte le realtà educative, dalla sanità allo sport, dal mondo universitario, tutti insieme dobbiamo collaborare. E naturalmente l'importanza che hanno anche i sindaci e le istituzioni, penso alle prefetture, perché è necessario che non dobbiamo perdere tempo. Un'iniziativa speciale sull'edilizia scolastica c'è sul PNRR in generale e di questo discuteremo questa mattina qui a Teramo. Il governo ha destinato una risorsa molto importante per l'edilizia scolastica in generale, per gli asili nido, le mense, le palestre, l'adeguamento sismico degli edifici scolastici. Ma c'è un'ulteriore risorsa che noi siamo riusciti a reperire e che abbiamo messo a disposizione delle quattro regioni per finanziare, come è stato già anticipato, tutti gli edifici scolastici, sottolineo tutti, fuori cratere e dentro il cratere, e ne sono tantissimi, ne abbiamo censiti altri 192 nelle quattro regioni, e ciò sarà oggetto, all'esito di un'istruttoria che è stata molto complicata, finalizzata anche ad individuare se quelle scuole hanno ricevuto in tutto o in parte altri finanziamenti, quali sono stati gli interventi fino a questo momento realizzati dopo i 5 anni dal terremoto. Ciò, dicevo, sarà compendiato in un'ordinanza speciale che adotterò senz'altro prima di Natale.